Coding Unplugged con i percorsi in palestra. Questo sarà sicuramente è il titolo che abbiamo scelto per questo webinar. Apro e chiudo una parentesi. Questi tre webinar sono legati a dei temi che ho trattato su Scuola Italiana Moderna quest'anno, in quest'anno scolastico. Tra l'altro, proprio nei primi tre numeri che sono usciti. La primo di quest'anno proprio legato ai percorsi e al coding unplugged, un secondo numero sempre in realtà sul coding unplugged che sarà il prossimo webinar, che è quello legato alla pixel art, o meglio, come la chiamo io, la pixel coding, cioè l'utilizzo della pixel art per il coding, e vi farò vedere, insomma, parleremo di quello che è un po' la mia proposta di utilizzo, probabilmente non classica rispetto a tanti altri casi di pixel art, e poi andremo a parlare dell'utilizzo di strumenti digitali tipo Scratch, proprio per fare coding. Brevemente, richiamando un po' l'esperienza, vi ho raccontato un po' all'inizio chi sono, cosa faccio. Allora, io sono un docente di un ITS di Verona, un istituto tecnico superiore, quindi percorsi post diploma, ma vengo da diversi anni di esperienza come tecnico informatico, usiamo questo termine. Ho una grande passione per il mondo open source, per il software libero, ma non disdegno di utilizzare qualsiasi tipologia di strumento nel caso mi possa essere utile per il mio lavoro. Ho fondato un Coder Dojo, argomento non da poco legato proprio al coding, e proprio da pochi mesi ho iniziato a collaborare con una fondazione di Verona, la fondazione DoLife, e abbiamo avviato un progetto molto affine a queste tematiche, che è il progetto Fab School. Se siete curiosi di sapere di cosa si tratta, vi invito ad andare su fabschool.it e vedrete un po' la dimensione. Tra l'altro è un progetto multiterritoriale, perché si sposta tra Ancona, Verona, Vicenza, Belluno, insomma Mantova, quindi è un progetto che è in via, è appena partito, ma speriamo di poterlo ampliare su tutto il territorio nazionale. Detto questo, capite che il mio approccio al coding viene proprio dal mondo tecnico. Sono arrivato poi chiaramente alla didattica, era un'altra mia grande passione, e alla formazione. Lavoro con diversi istituti comprensivi della provincia di Verona, lavorando sia nella scuola primaria, anzi ho iniziato con la scuola primaria, e poi adesso sto lavorando moltissimo anche con la scuola secondaria di primo grado, per intenderci, insomma, scuole medie, ma chi mi ascolta non ha problemi a capire questi termini. E cosa faccio in queste scuole? Faccio l'esperto esterno, dove propongo laboratori principalmente di coding, non solo in realtà, ma comunque laboratori legati all'uso della tecnologia, laboratori che possono essere curricolari o anche extracurricolari. Partiamo da una slide, chiaramente con un termine che è il coding. Cosa intendiamo per coding? Allora, quando parliamo di coding, in realtà noi possiamo intendere due cose. La prima è che il coding in senso stretto come programmazione. E questo è sicuramente la cosa più facile per ricondurre il coding alla programmazione e un po' a tutto quello per cui noi andremo a parlare. Questo però, a mio avviso, è molto riduttivo rispetto a quelle che sono le potenzialità. Prima nel work cloud ho adoppiato una parola che era trasversale, trasversalità. E effettivamente questo è un po' tipico in realtà dell'informatica.
il fatto di essere trasversale. Noi possiamo utilizzare l'informatica come materia, quindi alla primaria abbiamo tecnologia, è vero che non si parla solo di informatica, ma insomma possiamo parlare di coding, di informatica come materia, ma possiamo utilizzare l'informatica anche nelle altre materie, quindi come strumento trasversale. Ecco, io lo vedo il coding proprio in quest'ottica, come strumento trasversale per la didattica. Io non ridurrei il coding a meramente un argomento di tecnologia, ma lo vedo proprio come uno strumento didattico. Uno strumento didattico con dei suoi paletti, delle sue colonne portanti e che poi andremo a vedere e parlarne, naturalmente poi nella parte delle domande, chiaramente ben volentieri vado ad approfondire tutti i vari argomenti. Quindi il coding non come argomento di tecnologia, ma il coding come strumento didattico. In alcuni casi ho letto anche il coding visto come metodologia. Può essere, io non azzarderei così tanto parlare di coding come metodologia, anche se per certi versi potremmo farlo. Mi limito a dire che il coding può essere un ottimo strumento formativo e didattico. Cosa vuol dire per me fare coding? Cosa vuol dire utilizzare il coding come strumento? Vuol dire osservare, okay? Osservare un qualcosa, osservarlo però con una granularità diversa da come potremmo fare normalmente. Quindi vuol dire addentrarsi, vuol dire spingersi all'interno di qualcosa, cercare di capire come funziona e cercare in qualche modo di rielaborarlo, di farlo proprio e anche a volte di ricostruirlo. Uno dei temi che parleremo nel terzo webinar, proprio legati a Scratch, sarà legato proprio a questa cosa qui, cioè al fatto che noi possiamo creare un artefatto cognitivo manuale, qualcosa di tangibile, cioè sporcarsi le mani per costruire qualcosa, che è il tinkering, e poi possiamo rielaborarlo come modello digitale, utilizzando magari Scratch o Snap o tantissimi altri software che ci permettono di creare delle simulazioni e di ragionare sul funzionamento delle cose. Ecco, questo per me è il coding. È trovare una soluzione a un problema, qualcuno di voi prima scriveva problem solving, vuol dire osservare, elaborare e poi codificare. Se noi andiamo a tradurre letteralmente la parola coding, deriva dal verbo code, to code, che vuol dire codificare. Quindi si tratta di analizzare, di rielaborare delle informazioni per poi codificarle. Questo è il coding, con una serie di paletti che adesso andremo a vedere. Permettetemi di inserire qui un argomento, una parola che ho iniziato a utilizzare tanti anni fa e che negli ultimi numeri di Scuola Italiana Moderna la metto sempre come termine finale dei miei articoli, dei miei tutorial e che vi lascerò anche oggi come elemento fondante, cioè fare hacking. Quello che noi normalmente intendiamo come termine negativo, invece fare coding, fare hacking è proprio fare questo, essere curiosi. Fare hacking vuol dire essere curiosi delle cose ed è attraverso il coding come strumento che noi applichiamo questa curiosità verso gli oggetti, verso quello che ci circonda, non solo l'ambiente tecnologico, quindi non solo cercare di capire come funziona un robot, come funziona un computer, cercare di creare un videogioco, assolutamente, ma anche cercare di capire come
si sviluppa quello che ci sta attorno anche a livello di natura, perché ad esempio non utilizzare il coding come strumento rappresentativo di simulazione, una volta che ho capito come funziona ad esempio la crescita di una pianta, piuttosto che un circuito elettrico, piuttosto che il movimento dei globi nello spazio. Posso cercare di simulare e capire il funzionamento. Beh, cosa c'è di strano, di diverso da quello che viene fatto normalmente in tutte le altre materie? Quindi, coding come strumento multidisciplinare. In questo periodo mi viene in mente al volo, sto seguendo dei progetti con diversi istituti, diverse scuole medie. E stiamo elaborando dei progetti su Dante Alighieri. Cosa c'è che accomuna Dante Alighieri con la programmazione? Probabilmente nulla, però utilizzare il coding come strumento per andare a approfondire una materia letteraria, un argomento, come quello che può essere Dante Alighieri, può essere uno strumento interessante ed esaltante per i nostri studenti e per gli alunni. Quali sono gli elementi però a questo punto del coding per definirlo uno strumento? Beh, qualcuno di voi l'ha scritto prima, istruzioni. L'utilizzo, il coding vuol dire se io vado ad osservare qualcosa, vado a ridurlo, vado a spezzettarlo, perché è la prima cosa che noi dobbiamo fare quando utilizziamo il coding come strumento è proprio quello di andare ad analizzare, a spezzettare quello che ci troviamo di fronte. E quello che noi andiamo a cercare, in un corso mi hanno un po' preso in giro perché utilizzavo spesso questo termine, però lo trovo affascinante, è quello di andare fino all'atomo. Okay, quindi alla parte più piccola della nostra osservazione e arrivare poi a creare delle istruzioni e andare ad analizzare queste cose che noi osserviamo e le trasformiamo in istruzioni. Istruzioni che chiaramente diventano una codifica. C'è ad esempio nel mondo del coding unplugged un bellissimo esperimento che è quello di dare delle istruzioni per arrivare a un determinato luogo, quindi realizzare dei cartelli per dare delle istruzioni. Si tratta di codificare delle informazioni, queste sono sostanzialmente le istruzioni. Istruzioni che poi vengono codificate e che noi dobbiamo poi rielaborare attraverso una sequenza di istruzioni che conformeranno quel famoso programma. Se ci mettiamo qui a cercare delle similitudini con altri strumenti, con altre cose che facciamo in altre materie, andiamo sempre nell'ambito letterario o linguistico, se noi prendiamo un testo regolativo può essere benissimo un bel esempio da utilizzare anche per fare coding. Una ricetta. Fare nell'ultimo numero di Scuola Italiana Moderna abbiamo presentato un'attività che si fa spesso di tinkering, che è quella dei circuiti morbidi. Beh, lì in realtà, osservando, scrivendola, me ne sono accorto dopo ragionandoci su, è che in realtà abbiamo fatto una sorta di coding nel coding, cioè dare le istruzioni per realizzare la pasta morbida, la pasta conduttiva, si tratta di seguire alcune istruzioni, di rielaborare una codificazione che è stata fatta ed è comunque una prima attività di coding, che naturalmente non si deve fermare lì. Perché non si deve fermare lì? Vedrete nel prossimo webinar, quando parleremo di pixel art, non ci dobbiamo fermare a consegnare dei codici, delle istruzioni e di far seguire queste istruzioni e basta. Ma ci deve essere poi la parte di comunicazione e la parte di creatività. È fondamentale la parte di creatività. Spesso e volentieri leggo, ho letto,
adesso un po' meno, forse perché non ci faccio più caso, ma agli inizi leggevo spesso e volentieri che veniva paragonato il coding come il pensare come un computer. Assolutamente no. L'accezione corretta è pensare come un informatico al massimo. Come pensa l'informatico? L'informatico pensa andando proprio, come abbiamo detto, a cercare di risolvere dei problemi, di codificarli e di andare poi alla fine a realizzare quella parola che molti di voi hanno utilizzato nel work cloud, che è algoritmo. Ok, cos'è l'algoritmo? L'algoritmo è, ridotta in maniera banale, una sequenza di istruzioni al quale noi diamo un nome, che utilizzata, può essere riutilizzata in maniera codificata, quindi la capisco, che mi permette di replicare un'azione. Pensate banalmente l'uscire dalla classe oppure fare la cartella. È un insieme di istruzioni basilari codificate che ci portano a fare quelle istruzioni. Beh, anche quello può essere un algoritmo, anzi, è un algoritmo. Ma noi non ci possiamo fermare. Una delle critiche che sento spesso è che sì, ma noi non possiamo far diventare i nostri studenti, i nostri alunni, dei robot, degli automi. Non è questo, assolutamente. Non vuol dire diventare degli automi. Le attività che vi proporrò dopo, vi farò vedere, vi racconterò, il robot sul tappeto non ha nulla a che vedere con un automatismo, ma si tratta più di un'attività di autoriflessione. Ecco, questo è il coding e ci devo mettere della creatività, perché creatività devo risolvere un problema, devo trovare una soluzione e quindi deve entrare in gioco la mia capacità creativa di trovare una soluzione. Non solo, studio un qualcosa di già fatto, mi viene proposto, ad esempio, un progetto in Scratch, lo vado ad analizzare, ma poi lo posso ampliare. Lo posso espandere, ecco perché ho questo. Mi interessa, mi incuriosisce l'open source, perché l'open source, il software libero, ci permette di fare questa cosa. È una grossa opportunità per noi, poter mettere le mani in pasta a progetti esistenti che non necessariamente sono legati all'informatica, ma ci permettono di mettere le mani in pasta, di collaborare, di comunicare con gli altri e di portare delle modifiche e quindi portare la nostra creatività. Esistono poi degli altri step che sono chiaramente il verificare, l'analisi. Se dovessimo usare dei termini tecnici, li troverete proprio nel tutorial della pixel art, il termine tecnico è il debug, ok? Cercherò di non usare spesso termini inglesi legati all'informatica, ma è comunque una parola interessante, il debug, cioè andare a correggere degli errori di un eventuale algoritmo che abbiamo realizzato. Quindi una serie di istruzioni messe in sequenza che possono generare un errore che può essere, guardate, di tipo proprio di programmazione, usiamo questo termine, lo vedrete dopo proprio quando andremo a vedere lo strumento che vi proporrò, ma può essere anche quella che viene detta in informatica un'eccezione, qualcosa che non ci aspettiamo. Quindi il coding ha tra i suoi elementi fondanti la capacità di capire dove abbiamo sbagliato e come possiamo correggerlo per poi tornare all'inizio e provare a rivedere la nostra sequenza. Beh, questo è il coding, questi sono gli step. Credo che se ci mettessimo lì e lo confrontiamo con tante azioni che noi facciamo giornalmente, non faremo fatica a trovare delle similitudini. Ecco che quindi per me il coding è proprio questo, uno strumento didattico. Cos'è il coding unplugged? Beh, il coding unplugged noi è sostanzialmente, vedete, c'è una spina, adesso la vedete, è una spina, quindi è il coding senza lo strumento digitale o comunque senza un qualcosa di non elettrico. Unplugged vuol dire proprio senza spine,
spina inserita nella presa di corrente. Come facciamo ad arrivare al coding unplugged? Beh, ci possiamo arrivare da due strade. Una può essere l'esigenza. Non abbiamo strumenti, ed è stato molto spesso, è stato questo il caso, perlomeno delle scuole che conosco io, non abbiamo gli strumenti digitali, utilizziamo degli strumenti, ci inventiamo delle attività unplugged senza l'uso del computer. In realtà ci possiamo arrivare anche volutamente, ed è questa un po' la mia situazione, volutamente al coding unplugged come primo step, come primo gradino per andare a parlare di coding. Quindi in alcuni casi potremmo anche definirlo un pre-coding, ok? Però in realtà vedrete anche nell'uso dei tappeti in palestra si tratta proprio di un'attività di coding vera e propria. Quindi possiamo arrivarci da due strade. Tanto è vero che esiste nel mondo anglosassone un libro fantastico che si chiama Computer Science Unplugged, dove trovate una marea di attività fatte per l'apprendimento dell'informatica in questo caso, però fatte su carta. Quindi ragionamento su carta. Qui arriviamo un po' allo strumento che volevo un po' presentarvi. Allora, io l'ho chiamato Coder Game. Allora, io ho questo vizio, chiamiamolo così, di addentrarmi in una materia, in un argomento, elaborarlo, analizzarlo, elaborarlo e poi farlo mio. Questo lo faccio in tutte le cose in cui mi cimento, dalla musica all'informatica a tante altre cose. Qui chiaramente il punto di partenza è stato uno strumento che probabilmente tutti voi conoscete, o la stragrande maggioranza di voi conosce, che è CodiHobby. CodiHobby è un gioco di carte, per chi non lo conosce, insomma, può esserci uno o due robottini che si muovono su una scacchiera e i comandi vengono dati tramite delle carte. Questo è il punto di partenza, è la similitudine. Poi da lì, come vi dicevo, io faccio parte di un coder dojo, ho visto diversi coder dojo che utilizzavano un tappeto per terra e anche lì poi ho iniziato a sperimentare. Quello che vi faccio vedere, poi c'è nelle slide alla fine troverete un link a un mio documento aperto e completamente libero di utilizzo che potete tranquillamente leggere e poi ne parleremo, insomma, che vi racconta un po' tutta questa esperienza. Tutto quello che vedete è in realtà un'attività fatta in diverse scuole, è frutto di centinaia di ore di sperimentazione e di riflessione da parte mia su questa tematica. Quindi non è un qualcosa teorizzato e poi portato, ma è proprio sperimentazione. Io l'ho chiamato da CodiHobby a Coder Game perché ho in realtà un po' rielaborato, ho preso diversi elementi, poi ne parleremo, ho preso diversi elementi per andare a realizzare uno strumento che ho insomma, codificato, scritto, per tenermelo proprio come esperienza personale che poi ho deciso di rendere disponibile tramite i miei articoli oppure tramite i social network dove l'ho pubblicato. Cosa si tratta? Beh, si tratta dell'utilizzo di tappeto, tra l'altro, come vedete, realizzato dal sottoscritto con della moquette che ho trovato, ho usato dello scotch di carta, ho stampato dei comandi, anche il disegno dei comandi è frutto di una riflessione antecedente nell'uso del CodiHobby cartaceo di carta, quindi sono frutto anche quelle di una serie di riflessioni. Volutamente ho utilizzato
volutamente ho utilizzato dei materiali poveri, mi interessava proprio utilizzare dei materiali comuni. Perché? Perché fosse facilmente replicabile come tipologia di strumento. E quindi era fondamentale anche analizzare cosa c'era in giro, come fare, come produrre questa cosa in modo tale che anche, vi dico, con una cifra molto bassa, perché con 30-40 euro riuscite a realizzare tutto, perché ho speso un 20 euro, vi dico proprio le cifre che ho speso per la moquette. Poi ho realizzato in realtà due tappeti, perché qui poi il gruppo era molto più ampio. Qui è stato la foto che vedete è un PON fatto per una scuola primaria estivo, tra l'altro, in questo caso. E poi insomma le varie parti di carte e codifica. Anche qui poi nel documento che troverete condiviso troverete diverse ipotesi, diversi suggerimenti di utilizzo di questo strumento. Tipo ad esempio qui vedete che le istruzioni sono messe per terra, ok? Le istruzioni sono messe per terra. Beh, allora troverete, e se, dopo lo guardiamo assieme se riusciamo, perché vorrei comunque lasciare un po' di spazio alle domande, troverete nel documento una certa gradualità. Troverete quello che io ho utilizzato, ad esempio, nella classe prima, poi nella seconda, nella terza, nella quarta e infine nella quinta, perché ho utilizzato il tappeto anche nella quinta, chiaramente andando ad aggiungere però degli elementi particolari. Allora, qui vi dicevo, partiamo da questo aspetto dell'utilizzo delle istruzioni. L'utilizzo delle istruzioni messe per terra, a fianco, tra l'altro, sulla linea. Questa è una cosa che ho osservato fatta in realtà proprio dagli alunni stessi. C'era chi andava a mettere le istruzioni al centro, e chi invece le metteva sui lati e si trovava meglio. In realtà, poi abbiamo cercato di osservare assieme questa cosa con i ragazzi, e alla fine abbiamo trovato che l'utilizzo sulla linea aiutava nel seguire il percorso. Anche qui, poi, non vuol dire che sia l'unica soluzione, perché poi una cosa iniziale è questa, poi si arriva in realtà a prendere in mano quelle carte e non andare più a sistemarle sul tappeto, ma tenerle in mano e provare a astrarre il percorso che dobbiamo fare. Questo è un concetto fondamentale di questa attività, soprattutto nel coding unplugged, ma del coding in genere. Ed è un po' quello che mi ha portato poi a ragionare su quello che noi andremo a parlare nel terzo webinar, proprio del tinkering e del coding messi assieme. Una delle difficoltà che ho visto maggiore nei ragazzi e nelle ragazze con cui facevo laboratori di coding è proprio l'astrazione, è proprio la difficoltà di capire, ad esempio, gli eventi. Dopo averli, ad esempio, guidati parlo ad esempio di Scratch, dopo averli guidati e spiegato che, ad esempio, abbiamo degli eventi di tastiera, andiamo a programmare gli eventi di tastiera, e poi molti mi chiedevano: no, ma non si muove, non funziona, perché? E poi andavamo a parlare. Quindi c'è proprio questa difficoltà astrattiva, che sicuramente non è legata solo al mondo del coding, ma è legata a tanti altri ambiti. Ecco che allora ho fatto mio in realtà una cosa che già esisteva, che è chi ha in realtà iniziato il coding o quello che è il pensiero computazionale come competenza, cioè Seymour Papert. Seymour Papert partiva dalla palestra, partiva da un qualcosa di concreto, di questo famoso artefatto cognitivo che parlavo anche prima. È un qualcosa di tangibile, un qualcosa che io posso toccare ed elaborare con le mani. E poi arrivo all'astrazione, alla codifica, e magari anche un modello digitale, come parleremo
vi dicevo nel terzo webinar. E qui la stessa identica cosa, inizio per piccoli step. Naturalmente questo è un percorso complesso, quello che vedete. Si parte sempre da percorsi molto più semplici. Tenete presente che andare a realizzare un percorso complesso richiede una certa maturità, quindi a volte anche un percorso banalissimo per cercare di capire come funzionano le istruzioni, perché le istruzioni vai avanti di una casella e gira sul posto, sono a volte, anzi non a volte, sono delle istruzioni che dobbiamo spiegare e dobbiamo far capire la codifica del simbolo. Si possono fare diverse attività. Abbiamo fatto delle attività, ad esempio, di squadra. Attività, ad esempio, qui in questa foto vedete che abbiamo messo degli ostacoli. Lo scopo del gioco, vedete che in realtà non vedete delle carte perché qui eravamo già nel livello astrattivo che vi dicevo prima, dove non metto le carte in mano, non metto, scusate, le carte per terra, le istruzioni per terra, ma le tengo in mano e vado a realizzare un percorso immaginandomelo. Quindi prima parto dal livello fisico e poi arrivo all'astrazione. Una cosa che abbiamo fatto è stata quella di anche contestualizzare i vari percorsi. Perché? Beh, perché non poteva essere diversamente. Utilizzare un percorso, mettere delle istruzioni per farci muovere sul tappeto era una cosa, insomma, diciamo che alla lunga sicuramente stancava. In realtà vi dico, abbiamo fatto diverse partite che duravano anche delle ore, perché poi sono state proprio delle vere, quasi dei tornei, anzi dei tornei, qui vedete una simulazione di punteggio, ma utilizzavamo dei segnaposto, degli strumenti, delle carte sulle quali potevamo fare anche una sorta di storytelling. Qui, ad esempio, avevamo fatto un laboratorio legato al riciclo, quindi c'erano i bidoni, c'erano i rifiuti, ci si spostava sul tappeto e si andava a parlare anche di queste cose qui. Due elementi, che poi ho aggiunto a questo famoso coder game. È poi, ad esempio, la possibilità di fare un gioco a squadre. Gioco a squadre che prevedeva l'utilizzo di massimo 5 partecipanti. Chi conosce, insomma, la metodologia del cooperative learning sa che i gruppi, sì, massimo 5 persone. Ed erano 5 persone, 5 ragazzi, 5 alunni in questo caso, perché erano classe quarta e quinta. E 5 alunni che avevano tutti un specifico ruolo. E quali erano questi specifici ruoli? Erano ruoli legati chiaramente all'informatica, perché ci piaceva giocare su quest'ambito, ma che avevano scopi ben precisi e non legati all'informatica. Beh, queste figure erano il robot, okay, quindi quello che doveva eseguire delle istruzioni. E che doveva solo eseguire delle istruzioni, anche eseguire delle istruzioni è difficile. Poi c'era il ruolo del programmatore, che noi abbiamo chiamato coder, quindi quello che codifica le informazioni. C'era chi aiutava il programmatore, quindi una sorta di co-programmatore, e poi c'erano due ragazze che facevano i debugger, cioè quelli che andavano a fare quello che si fa normalmente in informatica, che è andare a fare il test, okay, del percorso, perché poi chiaramente c'erano i punti, era un gioco di sfida, di squadre, quindi c'è tutta la parte positiva di competizione. E quindi il percorso doveva essere giusto. Percorso, poi ci sono tutte le regole di penalità. Abbiamo introdotto i bug utilizzando le coccinelle, quindi chi andava a realizzare il percorso poteva,
commettere degli errori, errori di programmazione, di codifica delle informazioni, perché potevano succedere proprio degli errori, come dicevo prima, o anche delle eccezioni, perché non prevedeva alcune cose che potevano capitare. E quindi abbiamo introdotto anche qui un concetto fondamentale, che era quello del bug, cioè dell'errore, che può capitare. Perché il coding è fatto anche di errori. Anzi, è fatto soprattutto di errori, perché è attraverso l'errore che apprendo, che sviluppo le mie competenze. E quindi andavamo, in questo caso, a livello di gioco, andare a segnalare, come potrebbe essere un videogioco che diventa analogico, degli errori che poi portavano chiaramente a delle penalità, tipo perdere del tempo, oppure essere bloccati, e se arrivavo a tre penalità perdevo la partita. Quindi anche qui chiaramente fatto in maniera giocosa, ludica, simulando un qualcosa che loro già usano a livello digitale, che sono i videogiochi, ma portati nell'analogico, nel gioco di squadra, e che pian pianino, vi dico, hanno portato dei risultati, come immaginerete, nella cercare la precisione del percorso che andavano a fare. Quindi non era più un qualcosa di buttato lì per cercare di arrivare più velocemente possibile alla soluzione prima degli altri, ma di portare invece una soluzione pensata ed elaborata correttamente, in modo che funzionasse. Ecco che il gioco di squadra, dove ognuno aveva un ruolo ben specifico, ruolo che in realtà poi veniva alternato, perché andando avanti con il torneo che andavamo a fare, non doveva essere sempre la stessa persona che faceva un determinato ruolo. Perché? Perché tutti dovevano provare ad essere un programmatore, un esecutore di istruzioni o un debugger, quindi uno che doveva suggerire, provare, vedere con un altro occhio quello che un altro compagno o compagna aveva fatto. Perché anche qui entrava in gioco la correzione tra pari. Quindi è questo colder game, come io l'ho chiamato, è proprio pensato in quest'ottica, dove parto da un'esigenza, da un'esperienza personale di parlare di coding come strumento didattico, perché questo poi mi serviva per andare in classe e magari proprio utilizzare uno strumento digitale, come può essere la pixel art, che poi mi porta a uno strumento digitale, come il tinkering e come altri strumenti, perché poi ci deve essere la parte di interiorizzazione e di elaborazione. Però capite bene che uno strumento di questo tipo, che ha quei capisaldi che abbiamo detto prima all'inizio, e che sono questi elementi principali, precedenti, scusate, ma introducono tutta un'altra serie di elementi, perché il tappeto ci permette di fare tutte quelle cose che abbiamo detto prima, quindi istruzioni, sequenze, algoritmo, correzione, okay, creatività per trovare una soluzione, perché è vero che all'inizio si parte da percorsi, da obiettivi facili, ma poi si possono costruire effettivamente dei percorsi più complessi con non più con un obiettivo solo, ma magari con due o tre step da realizzare sul percorso. Quindi le complessità possono aumentare. E vi dico che ho utilizzato questo strumento sia con gli alunni, ma anche con i genitori. E con i genitori abbiamo scoperto diverse cose. Però mette in gioco tante altre competenze, come è normale che sia. Quindi abbiamo un discorso di spazialità. Utilizziamo un tappeto in aula o in palestra, entra in gioco tutto un discorso di spazialità, di capire qual è la destra e qual è la sinistra. Ecco perché, ad esempio, avete visto che le carte hanno dei colori diversi. Una cosa che abbiamo fatto per aiutare i bambini che avevano delle difficoltà a capire destra e sinistra, ad esempio, andavamo a mettere sui polsi dei braccialetti disegnati da loro e colorati da loro degli stessi colori delle frecce, in modo tale che al volo capivano in quale direzione dovevano muoversi, e chiaramente poi arrivavamo
arriviamo a toglierli. È una crescita continua dell'utilizzo di questo strumento, perché non è fare solo quello. Vi dico che l'ho utilizzato per diverse ore in una scuola e non si sono mai stancati di utilizzarlo, soprattutto i ragazzi di quarta e quinta. Con tutta la parte di gioco che vi ho raccontato prima, vi dico che a un certo punto quasi volevano più andare in palestra a fare questo gioco che non sedersi davanti al computer e basta. Quindi entrano diversi meccanismi. Collaborazione, giocare a squadre, quindi il portarli ad arrivare a farli giocare a squadre. Naturalmente il gioco di squadra lo facevo con i più grandi, non con i più piccoli ci magari arrivavamo al discorso della spazialità, dell'orientamento, collaborazione, cooperazione e gioco di squadra. Questi sono gli elementi che ho cercato di mettere in rilievo in questo strumento che ho chiamato Coder Game. Nelle slide che vi sono state condivise nel PDF troverete in questo elementi e caratteristiche troverete un ebook, l'ho chiamato così, è in divenire perché è un strumento, vedo che qualcuno si sta già addentrando dentro, è liberamente utilizzabile, lo potete fare vostro, anzi vi dico, mi piacerebbe un sacco se qualcuno di voi va a utilizzarlo, mi piacerebbe che avere dei feedback anche da parte vostra. Trovate, come vi dicevo, un po' tutto quello che io ho utilizzato, ho cercato di codificare come ho utilizzato io questi strumenti, andando a inserire anche non solo quelle frecce che avete visto destra e sinistra, ma in realtà ho utilizzato anche degli elementi a volte difficili da utilizzare e da far capire, che sono ad esempio i ripeti, la condizione, i ripeti fino a quando. Naturalmente anche qui sono da utilizzare alla fine di un percorso o comunque lungo un percorso che facciamo, attraverso il quale andiamo a crescere. Non può essere un qualcosa da proporre subito, ma questo credo che non debba sicuramente dirvelo. È una serie, insomma, di strumenti, di elementi che sono stati poi presentati. Una cosa a cui ci tengo in particolare di questo lavoro è l'utilizzo del punteggio con i numeri binari. Siamo arrivati a contare e parlare anche di numeri binari, quindi abbiamo inserito anche degli elementi di matematica. Anche qui il punteggio con i numeri binari in realtà non è un qualcosa che mi sono inventato, ma viene proprio da quel famoso libro che vi dicevo di Computer Science Unplugged. È strumento che uso spesso in classe e che porta gli alunni, i bambini a fare pian pianino, si trovano ad avere attraverso queste carte gioco uno strumento compensativo per imparare anche a fare i calcoli mnemonici. Quindi parto da uno strumento tangibile di carta che mi semplifica, mi aiuta e poi arrivo a fare. Qui trovate poi un po' tutta la parte delle varie, quelle che io chiamo varianti. Sono proprio pensate partendo dalla classe prima e seconda, o per iniziare, e poi via via andando avanti nelle varie varianti, o meglio, aggiunte che io ho fatto all'utilizzo del percorso in aula o in palestra. Quindi troverete proprio queste cose che vi raccontavo, cioè parto da dei percorsi semplici, come approcciavo questi percorsi semplici, come cercavo di aiutare gli alunni, soprattutto di prima e seconda, nell'approcciare tipo il trucchetto che vi dicevo dei braccialetti, fino ad arrivare alle classi quarte e quinte, dove andavamo a realizzare la battle coding o il duello. Okay, quindi la battle coding è proprio quel torneo che vi raccontavo prima. Poi qui ci trovate anche tutte le varie disposizioni delle carte. Quindi ad esempio, come
alcuni esempi di disposizione, quindi trovate proprio degli esempi di utilizzo, vedete tutte le istruzioni spiegate in dettaglio su come le ho utilizzate io naturalmente, le proposte di gioco, vi dicevo quindi le varie varianti da andare ad utilizzare. Vedete qui in questa foto ho messo la parte proprio di astrazione, cioè non vado più a mettere, aspettiamo che si carichi la pagina, troverete delle foto ulteriori rispetto a quelle che vi ho messo io nella slide, dove ad esempio in questa foto vedete che hanno le istruzioni in mano, non andavano a metterle giù, le tenevano in mano impilate proprio per arrivare a quella astrazione che vi dicevo prima. Qui trovate la parte del gioco di squadra, questo battle coding, abbiamo, come vi dicevo, la figura del coder, la figura del committer, ok? Che è sostanzialmente la persona che aiutava, l'alunno che aiutava il coder nella programmazione, e poi i due debugger e il robot. E qui è specificato, insomma, cosa andavano a fare. Trovate le istruzioni del tipo il cronometro, la conferma e così via, poi tutte le varie cose. Trovate, per chi non ha dimestichezza con i numeri binari, trovate anche spiegato proprio come funzionano i numeri binari. Arrivo al punto. Aspettiamo che. Ok. Queste vedete che sono delle disposizioni. Spiego come utilizzare le disposizioni sul tappeto. In realtà, vi dicevo. Poi si parte da questo e si arriva poi a toglierle dal tappeto. E questo anche crea meno confusione poi, soprattutto nei percorsi più complessi. Però una fase iniziale con le istruzioni sul tappeto, a mio avviso, è importante. Almeno dalla mia esperienza, almeno iniziale nei percorsi più semplici, è opportuno averle sul tappeto e poi si possono tranquillamente abbandonare. Ok, poi come vi dicevo, troverete la spiegazione dell'utilizzo del punteggio con i numeri binari in questo caso 4 cifre, troverete proprio degli esempi, una spiegazione molto snella e semplice di come funziona. Qui in realtà è frutto di È una piccola parte di un lavoro di attività sui numeri binari molto più ampio, sempre da poter fare in classe. Ecco, questo uso dei numeri binari lo troverete non nel primo volume del Girafavole, ma proprio tutti questi elementi che avete visto del tappeto, l'approccio al coding, l'approccio alla pixel art, del prossimo webinar, l'utilizzo dei numeri binari, lo troverete proprio in questi nuovi volumi editi dalla editrice La Scuola, li troverete proprio nella parte che parla di coding.